ciao, sono qui, eccomi, mi hai visto? Io sono la primavera ed oggi voglio farti conoscere le mie amiche. Ehi, eccomi, io sono l'autunno, un piacere conoscerti. Ehi, ciao, noi siamo l'estate. Ciao, io sono l'inverno. Ehi, eccomi di nuovo qui, io sono la primavera. La vita che rinasce, i cuori che si riaccendono, i sensi che si risvegliano e la natura che germoglia. Sono il primo timido incanto dell'amore, la sorgente di ogni speranza. Ehi, ciao, eccomi. Io sono l'autunno. Sono le castagne fumanti e il tepore dei camini. Sono le crostate fatte in casa. Io sono le foglie che scricchiolano e la noia domenicale. Sono malinconica e pigra come un gatto. D'autunno, il cuore tende ad addormentarsi. Ehi, eccoci qua. Ciao, noi siamo l'estate. Siamo sempre allegri e vivaci e tutti ci amano. Quando qualcuno ci nomina, i nostri occhi brillano e portiamo nel cuore di tutti un grandissimo scintillo. Siamo in due, come vedete, perché d'estate l'amicizia troverete. Sole, mare, amore, questo è il nostro motto. Quindi beviamoci tutti un bel chinotto. Ehi, ciao! Ehi, mi vedi? Io sono l'inverno. Beh, non c'è tanto da dire. La neve cadendo ricopre le cose, senza fare rumore. E se vuoi dalla finestra puoi vedere le luci del Natale, che cercano di dare un po' di calore. Ma non sono tristezza, sono pazienza e costanza, che guarda la pioggia dalla finestra. Buongiorno mondo! Oh, ma sempre te devi iniziare? Sei sempre la solita esibizionista. Ragazze, per favore, sto cercando di leggere. Ma esci un po', vai a divertirti, sei sempre in casa. Beh, allora io cosa dovrei dire? Grazie a te nessuno mi apprezza. Inverno, sei sempre il solito. Forse è il caso che ci vediamo un altro giorno, E poi, se vogliamo metterla sul piano spirituale, io con me porto sempre la Pasqua. Che ne dite? Beh, da me nasce Gesù. Senza Natale la Pasqua non ci sarebbe. Io mi accontento dell'Avvento, o se volete del mese di ogni santi. Anche se ormai tutti pensano ad Halloween. Beh, di santi ne abbiamo tanti anche noi. Pietro e Paolo, la Maddalena, San Benedetto. E anche Mary Stuart il 15 agosto. È vero, anche se Ferragosto negli ultimi tempi ha un po' preso il suo posto. Il problema è che si è affievolita la fede in Dio. Già, nessuno prega più. Si dice che non ci sia più il tempo per pregare. Ma siamo noi le stagioni. Lo sapremo meglio noi se il tempo c'è o non c'è. Ci vorrebbe un'idea per aiutare gli uomini a pregare in tutto questo fracasso. Sì, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Sì, dai, pensiamoci. Però non possiamo continuare così. È vero, non saremo mai felici, perché quando è inverno vogliamo l'estate, quando è autunno vogliamo la primavera. Dobbiamo imparare a vivere il nostro tempo. Ma lo sapete che hanno avuto un'idea? Che idea? Cosa? Hanno fatto un'app. Un'app? Scusate il ritardo, ma che cos'è un'app? Si vede che stai sempre sui libri. Dai, un'app, WhatsApp, Facebook, quella roba lì. Si chiama Pregaudio. E come funziona? Funziona così. Puoi pregare dovunque ti trovi, anche in macchina. In macchina? Ma non è pericoloso? Devi solo ascoltare. Bellissima, ma quando parte? Aggiornati, è già partita. Ed ora, ascoltami bene. Mi raccomando! Ascolta! Sì, proprio tu! A giorni uscirà lo spot ufficiale. E mi raccomando, fallo girare! Deve diventare virale! Ed ora tutti insieme! Per Pregaudio, alzi le mani!